Di cosa si occupa ADMO? La nostra associazione si occupa di reclutare il maggior numero di potenziali donatori di midollo osseo che poi verranno inseriti in questa grande banca dati che ha il Registro Nazionale Donatori Midollo Osseo e rimarranno lì nel tempo in attesa di una chiamata, la chiamata fortunata, perché quella è una chiamata fortunata, che permette a questi donatori di salvare concretamente una vita. Come nasce la relazione con SAIT? Nasce da, mi pare, 11 anni fa con il Chicco Sorriso, che è questa manifestazione che facciamo, raccolta fondi, il terzo sabato di maggio di ogni anno, e quindi il SAIT ci permette di entrare nei supermercati trentini. L'anno scorso ne abbiamo fatti 43 di supermercati, probabilmente quest'anno ne aggiungiamo ancora qualcuno, e questa raccolta fondi per noi è importantissima perché ci permette di offrire alla cittadinanza oltre 3.000 kg di riso, e il ricavato di questo ovviamente va sempre per le tipizzazioni, sempre per accogliere nuovi donatori. Il sostegno dei soci e delle socie della cooperazione di consumo trentina permetterà ad ADMO di istituire delle borse di studio da destinare a giovani che si occuperanno della tipizzazione di nuovi donatori. Grazie a questi giovani trentini, perché sono tutti giovani, la maggior parte sono giovani dai 18, 22 anni così, e ne abbiamo tantissima richiesta, e l'ospedale riesce a tipizzare solo un certo numero, e quindi il resto facciamo le borse di studio per permettere di farne altri, quindi di entrare nella banca dati, come dicevo inizialmente.